teologo, un grande teologo cattolico, Romano Guardini, in un libro che si chiama La coscienza, quindi per chi vuole può andare a cercare questo libro, definisce il silenzio come l'igiene del cuore. Sì, il silenzio che mi aiuta a fare pulizia in me stesso, pulizia nel mio cuore. E l'igiene del cuore è un elemento importante, comune, nel discernimento e nel cammino spirituale. Ma ascoltiamo le parole di Romano Guardini. Scrive: noi abbiamo un'igiene nel mangiare e ci guardiamo bene dal mangiare cibi guasti. Ma dimentichiamo che c'è un'igiene anche nel vedere, nell'ascoltare, nel leggere. Un'igiene nel vedere, nell'ascoltare, nel leggere. E Guardini poi spiega cos'è questa igiene nell'ascoltare, nel vedere e nel leggere. Dobbiamo lasciare entrare proprio tutto in noi? Esiste una disciplina dell'attenzione che sa distinguere tra il bene e il male e non lascia entrare tutto ciò che bussa alla porta dei sensi. E questo è importante. In un clima in cui noi veniamo veramente subissati, stimolati da ogni parte, da ogni dove, in un clima in cui veniamo stimolati in tutto il bene possibile, perché anche questo c'è, ma anche tutto il male possibile. Internet, questa bellissima invenzione, i mezzi di comunicazione sociale di oggi, i vari canali di informazione, Facebook, Twitter, eccetera, tanti altri, no? Ce ne sono, io poi non è che le posso conoscerli tutti, bene, sono una grande ricchezza, ma anche un grande rischio, perché sui new media noi troviamo tutto il bene, ma anche tutto il male. Bene, ma sentiamo che esempio ci fa Romano Guardini a proposito della disciplina dell'attenzione e di impedire che tutto entri dentro di noi. Dice: faccio un esempio. Quando vado per le vie della città, voglio rimanere padrone di me stesso e non permetto che ogni manifesto attragga il mio sguardo. Conservo la mia indipendenza e non mi lascio attirare da ogni vetrina. Mi esercito nell'arte di viaggiare, arrivando alla meta con la coscienza incolume e tranquilla. Con la coscienza incolume e tranquilla. Ecco questa disciplina dell'attenzione. Siamo noi padroni di noi stessi, noi siamo liberi di accettare certi stimoli e di rifiutare altri stimoli. Non possiamo essere schiavi della logica del consumo, non possiamo essere schiavi della logica del tutto e subito, non possiamo essere schiavi di quelle filosofie e di quelle mentalità disumane che vi sono alla base di tante e tante realtà come l'economia, come il mercato, come la finanza, eccetera, eccetera. Ognuno è padrone di se stesso. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.